ragazze, come siete buone, no? Nel senso che lo fanno per insegnare a tutte le signore casalinghe a casa uno spogliarello un po' così per rinfrescare la vita matrimoniale, no? Magari. Così, insomma, proprio buone, brave. A chi gli auguri? Adesso lo spogliarello subito gli auguri. Ciao! Come stai? Prima di sapere come ti chiami? Bene, grazie. Beh, il cuore? Il cuore? È abbastanza agitato. Ah sì? Mi sembra di sentirlo, infatti. Quanto... Ma chi hai vicino a te? Mia moglie, con mio fratello, con allora, mia cognata. Allora, quello era il cuore di tua moglie, che si era un po' arrabbiata, non il tuo, eh? Allora, come ti chiami? Mauro. Mauro, tua moglie te lo fa uno spogliarello così ogni tanto? No. Beh, adesso può avere preso qualche spunto, no? Dalle nostre ragazze. Lo proveremo. Sì, per scherzare, per ridere, vai. Allora, siamo rimaste a questo portico o vestibolo delle basiliche cristiane. È il 52 verticale? Non ho proprio idea. È questo, eccolo qua. Cortile. Cossiga? Cortile. Ah, cortile, no. Non è cortile, l'ho detto. Ciao. Ciao. Saluti ciao a tutti. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono Aurora. Aurora, bel nome Aurora. Allora, Aurora, il portico come lo chiamiamo? Questo portico delle basiliche cristiane. Io ho appena visto su un grande vocabolario che c'è. E dove? Come hai detto? Dove? Dove ti posso trovare? Ah, dove il vocabolario? Il vocabolario sta qui, se non ce l'hai uno a casa. Ciao, ciao tesoro, buona giornata. Ciao. Ho rubato un guanto. Faccio finta anch'io. Pronto? Ciao Enrica. Ciao cara, chi sei? Sono Francesca da Roma. Francesca, tu mi dai la risposta? Hai una voce sicura, ti sento... Guarda, io non te la posso dare, ho cercato perfino sulla Treccani, ma non sono riuscita a trovarlo. Accidenti! Quindi sinceramente è un termine piuttosto da architetto che non da rebus. Beh, dei rebus ci possono essere i termini di tutti i tipi, Adesso siamo d'accordo, ma un po' difficilottino. Sì, ce ne sono molti facili e questo è molto difficile. Esatto. Comunque io ho proprio qua il dizionario su cui c'è scritto, per cui ti assicuro che c'è. Ah, ma io questo non lo metto in dubbio, evidentemente sai, anche con la fretta cercarlo è un po' difficile. Abbiamo provato dappertutto, ti dico, anche sulla Treccani non siamo riusciti a trovarlo. Sul dizionario dei sinonimi e dei contrari. Abbiamo spogliato casa. Va bene. Beh, addirittura. Quindi abbiamo spogliato Miriana e Antonella, voi avete spogliato casa. Ecco. Ognuno spoglia quello che c'ha. Ciao. Esatto. Pronto? Ciao, Rica. Ciao, come ti chiami? Non ti spaventare, Miriana scherza. Come ti chiami? Niente, Miriana, gli ho fatto paura. Pronto? Ah, chi sei? Come ti chiami? Antonio. Antonio, la vedi Miriana? No, non la vedo. Sì, la vedo. Ah, e mi senti a me, meno male. È male. Dunque, dimmi questa risposta. Portico o vestibolo delle basiliche cristiane? Nartece. Enne come Napoli. È giusto. Nartece. Bravo! Dove l'hai trovato? Ah, vedi? Infatti io vedo scritto qua, parte della basilica paleocristiana riservata ai penitenti. I penitenti si mettevano nel nartece. Adesso lo sappiamo pure noi, Antonio. Vai avanti. Più a sinistra. Più a sinistra di Elena. Ancora? No, più a destra. 51 orizzontale. 51 orizzontale.
i recipienti usati per la fermentazione del mosto. Questo è un po' più facile. Eh sì, Tini, è molto più facile. Antonio, è troppo facile, dobbiamo fare una pausa. Guarda, c'è anche Claudia qui nello studio con noi. E con questa immagine di Claudia ti do appuntamento fra un paio di minuti. Ciao! Buongiorno bambini, buongiorno a tutti. C'è una telefonata? Sono io. Ciao, sono io chi? Debora. Debora, ciao Debora. Da dove stai chiamando? Da Genova. Da Genova. Senti Debora, cosa vogliamo fare? Vuoi chiacchierare? Sei arrabbiata oggi? No. No. Sono emozionata. Sei emozionata? Perché sei emozionata? È così, perché parlo con te. Perché parli con me e ti emozioni? Ti faccio paura? No. 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 C'è qualcuno che ti fa paura? No. No. Nessuno? Non ti fa paura niente? No. No. Sei forte? Lo sai che dei bellissimi occhi. Ho dei bellissimi occhi. Grazie, c'è un po' di occhiaia? Cosa dici? No, copro occhiaia mi sono messa, non ce l'ho. Ah, no. No. Tu le occhiaia ce l'hai? No. 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 Ti trucchi mai? Così? No, soltanto quando gioco. Soltanto quando giochi? A cosa giochi? A truccarmi. A truccarti? E come ti trucchi? Ti trucchi bene? Ma mi pasticciavo tutto. Metto un po' di fardo e rossetto. Hai il farlo, metti sulle guance? E lo metti anche qui? No, no. Lì no, perché poi ho paura a toglierlo. Fanno... Io li faccio a pallavolo. Fai pallavolo? Sì, io sì. Sì? E sei brava? Sì. Aiuto! Sì. Martina che urla, la sentite? Senti, e cosa fai? Fai pallavolo? Sì. E ogni quanto giochi? Ma, lo faccio lunedì al mercoledì. Sì, lunedì e mercoledì? Un'ora. Un'ora? E sei molto brava? Sì, lo fa... Certe volte la faccio bene, certe volte no. Senti, cosa vuoi disegnare? La mia scrivania. La tua scrivania? E perché la tua scrivania? È così. È così. Ma quanti anni hai, Debora? 19. 9. 9. Non 19. Non 19. Senti, e com'è la tua scrivania? Così? Eh sì, c'ha i bianca? Cassetti. Cosa, c'ha tutti i cassettini? Sì. Sì? Tanti cassettini? Quattro ne ha. Quattro cassettini? Ma com'è? Di che colore è? Bianco? Sì, è bianca. Bianco. E la tua stanza di che colore è? È bianca e di legno. Bianca e di legno, ma che bella. Senti, tu sei brava a disegnare? Sì, le faccio... Certo le faccio bene. Certe cose le fai bene? Sì. Senti, va bene la tua scrivania così? Sì. Senti, e con tuo padre ti dà dei soldini? Come? Ti danno dei soldini i tuoi genitori? Ogni sì. Tanto? E cosa ci fai con i tuoi soldini? Sono come curiosa. Come? Ti compro qualcosa. Cosa ti compri? Me lo puoi dire? Sì. Non lo so, mi compro un fiore. Un fiore? E me li metto in banca di solito. Li metti già in banca? Eh sì, sono già in banca. C'hai già il conto in banca? A 9 anni? Sì. Tuo? Sì. Io l'ho avuto... Io ho 18, ci ho messo anni prima di averla. Una fatica. Allora, ma senti, c'hai già un conto in banca, dunque tutti i soldini che ti... Ma quanti soldi ti danno? Ma... 10.000. Di solito me li dà la nonna e papà. Ah, la nonna anche te la... Sì, ho milioni. Ma dai. Milioni? Milioni? Noi siamo qui a lavorare e niente, 2 lire. No, beh, insomma... Mi arriva un chiodo in testa. No, no, no. Senti, milioni ti danno? Sì. Un milione c'hai? In banca. Un milione c'hai in banca? Ma dai. Sì. Ma dai. Enrica dice, ma dai. Sì, davvero. Sì, ma davvero. Insomma, tutti i soldi che ti danno tu subito li metti in banca. È meglio, sì. È meglio, prima sì. Prima me li ammucchio, poi li metti in banca. Li metti subito in banca? Sì. Ma scusa, ma poi cosa ci vuoi fare? Quando sono grande mi compro qualcosa. Però nella scrivania aspetta, non c'è la pistola. Perché io non rubo. Cosa hai detto? Non c'è la pistola? No, perché ho disegnato la pistola. Ah, ecco la pistola. Io ero così interessata al tuo discorso che non guardavo proprio il monitor. Vedi, la pistola non ce l'hai. Senti, io non ce l'ho. Senti, da brava genovese allora ti metti tutto da parte. E poi da grande cosa ti vuoi comprare? Come? Non so, la casina. La casina? Però io manco il fucile, c'ho il mitra. Non c'è il mitra, cosa c'hai?
No, niente, perché non rubo. Tu non Senti, ti va bene la tua scrivania così? Sì. Sì, allora facciamo il gioco, vediamo. Con un bel... Tanti soldi, soldi, soldi te l'ho disegnata. Senti, ma quanto ci hai messo, ciao Martina, a prendere quel milione? Ma, di solito quando faccio dei bei voti, però ho fatto la comunione. Ah, e poi ti hanno dato... sì. Capito. Senti, riesci a indovinare cos'è? Questo? No, adesso niente. Sì, dai, non è difficile. Un panda? Secondo me sì, è il nostro caldo panda, è giusto? Vediamo un po'. Vediamo se è giusto. Secondo me sì. Brava! A lei ho visto. A me! Certo, saluta chi vuoi. Vorrei salutare i miei nonni, i miei zii, i miei compagni di scuola, la maestra, la mia cartolaia e tutti quelli che mi conoscono. Ok, un bacio anche a te. Ciao, ciao, hai vinto il caldo panda. Ciao. Vediamo se c'è qualcun altro. Un milione, che brava, già 9 anni che mette da parte i soldi. Allora, pronto? Non c'è nessuno. Pronto? Mumma. Mumma. Pronto? Pronto? Chi è? Pronto? Mumma. Francesca. Chi sei? Sono Francesca. Francesca, ciao Francesca, ma quanti anni hai? Sei. Senti, ma tu metti i soldini anche te da parte? Sì. Anche te? Sì. Come sono cambiati i tempi questi pochi anni? Li metti anche te da parte? Anche te in banca? Anche tu metti i soldi in banca? È no. Meglio. Me li mette mia nonna da parte. Tua madre da parte? Mia nonna. Tua nonna? Anche tu tuo nonno? Io perché mia nonna mi dà la... Senti, li mette tua nonna da parte? Li mette tua nonna da parte, sì. E sì. Poi cosa ci farai con quei soldini da grande? Quando sono grande mi compro qualcosa. Qualcosa, cosa ti vuoi comprare? Se tu fossi grande adesso, cosa ti vorresti comprare? Lo sai? Una macchina? Un'automobile? Una macchina. Un'automobile. Che automobile ti vorresti comprare? La Ferrari. Wow, già 6 anni ti vuoi comprare la Ferrari. Disegniamo una bella Ferrari? Sì. Sì? Io voglio disegnare la mia gatta. La tua casa vuoi disegnare? La sì. Ferrari no. La gattina. La casina, la tua casina? La gattina o la casina? La gattina. La casina? La casina o la gattina? La gattina? Sì. Ah, io ho capito, la casina. No, la gattina. Gattina. La gattina? Pronto? Si chiama Selvaggia. Si chiama Selvaggia? Sì. Che bel nome Selvaggia. Io ho una ragazza che conosco, si chiama Selvaggia. Allora, è così la tua gattina? Sì, no. La tua gattina è dentro la casina. Facciamo un miscuglio di parole. Non è così. Non è così? Chi è questa? No, non è così. Non è così? No, una volta. La mumma, Giuliana la mumma. Na, na, na. La conosci questa canzone? Na, 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 na. La conosci? Mumma. La mumma che sarebbe Giuliana. Pronto? Ci sei ancora? Mumma. Ma cosa vedi tu sul monitor? Mumma. Mumma. E chi è la mumma? Mumma. Giuliana, la vedi Giuliana? Povera Giuliana, la vedi? La vedi sul monitor con gli occhiali? Questa è la nostra Giuliana. La mumma. La Mike Buongiorno. Cosa sembra Mike Buongiorno? Non sarà così contenta quando sei vicente che sembra Mike Buongiorno. Ma tu guardi molto la televisione? Sì. Sì? Quante ore guardi la televisione al giorno? Tanto? 19. Tanto? 3 ore. 3 ore? E cosa guardi? Chi è il tuo presentatore preferito? Garibaldi! Garibaldi! Non credo, sarà un po' difficile. Chi è il tuo presentatore preferito? Garibaldi! O la tua presentatrice? C'è qualcuno? La Buonaccorti? Sì. Ti piace la Buonaccorti? E perché ti piace la Buonaccorti? Erotica. Erotica? Brava. Perché erotica? È brava! Era ora! Era ora, dice, è vero! E perché?
Come perché? Come perché? Pronto? L'ho detto. Tu l'hai detto, brava, l'hai detto. E ti piace anche qualcun altro? La Carrà ti piace? Ma dai! Tu, Ivonne! Io? Ma io non sono una presentatrice! E Antonella! Ti piace era Antonella? Ora! Ah, era ora! Chi è che dice che era ora? Chi ti piace di più? Io Antonella! La bella e lunga Irene! Tutte e due! Tutte e due? Sì! Sì! Chi è questo? Cos'è questo? Un cane! Un cane, bravissima! Ciao, Anita Cantopanda! Voglio salutare tutti i miei amici e quelli che mi conoscono. Ok, mia nonna e mia mamma. Tua nonna e tua mamma, ok, un bacio anche a te da tutte noi. Ok, mamma. Ciao. Pubblicità, ci vediamo. Chi è? Un... Donna? Un uomo. Amedeo. Come si chiama? Amedeo. Amedeo, buongiorno. Ciao bella. Amedeo caro, le piacciamo vestite così? Certo, sempre belle siete. Sa che ci hanno vestite tutte. Certo. Cioè nel senso ci ha messo questi bellissimi. Oh scusa Martina. Cioè aspetta. Signore, prima sa, eravamo in costume. No, io mai, grazie al... No, anch'io a volte. Però adesso si è rivestite da tutte da capo a piedi. Dalla Onyx. Vabbè, ho fatto pubblicità. Le piacciamo. Bellissimo. Amedeo caro. Io le dico caro perché lei mi è molto simpatico dalla voce. Lei è un nonno. Sai quanti anni ho, sorella? Eh? Sai quanti anni ho? No. 75. 75, l'ho sentito dalla voce. Lei è un nonnino. Nonnino caro, lei? Lei, sì. Gira! Ah, sette, sì, sì! Nonnino! Nonnino ha fatto sette, vado io! Benissimo, guardami sballare! Sì, sballo, guardi, sballo, diventassi un daino. Ma sa quant'è il Montepremi? Quant'è il Montepremi? Assistente in studio! 500.000, no, mica tanto. Vabbè, va bene lo stesso. Te! Mezzo! Te! Oh, 5 e mezzo, oddio, nonno, Amedeo, qui, quanto fa? Ho sballato Amedeo, viva i bambini! Stop. Qua? Sì. Gira. 3,
Avanti, avanti. Vale, va. Maria Elena, lei quanti anni ha? 22. Allora. Maria Elena, ma sei una ragazzina. Qua. Sì. Ma allora... No, dietro, dietro. Qua. No, dietro, la fila dietro. La bella lunga Irene. Sì. Allora, quant'è che siamo? 3, 4, 4. Quella davanti. La ricciolona. Sì. La ricciolona svampita. Sì. Gira, gira e zitta. Sì. 4 e mezzo. Sì. Avanti, vale. Avanti. Vado avanti. Vado avanti. Ballettina, subito qui, a sciogliere le cartacce. Allora, siamo qua? Sì, ma dietro. Qua? Sì. Elga, Elga, hai sballato. Ciao. Diceva le cose che dici tu, aveva gli stessi occhi che hai tu. Pronto? Un uomo? Sì. Di quanti anni? 26. Biondo o bruno? Castano. Occhi verdi? No. Vabbè, castani. Pazienza. Un milione. Come si chiama? Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, andiamo. Allora. Allora, ballettina, subito qui. Apra gli occhi, ballettina. Chi vuoi? Giuseppe. Stop. Stop. Lei? Sì, lei. Zazzeraccia. Uno. Andiamo. Vado avanti. Giuseppe, quanto sei alto? 1,78. Beh, buttalo via. No, no. Non ti buttiamo via, no. Ti teniamo in conto, anche perché abbiamo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, abbiamo tutto. Forse mai che qualcuno di queste ditelle. Qui? Sì. No, dietro, dietro. Qua? Sì. Sta ricciolona svanita. Quanto abbiamo fatto? 1,5. Qui facciamo il concorso delle svanite, devo dire, io pure, non mi ricordo due carte una dietro l'altra, vabbè. C'è chi ha il cervello e c'è chi non c'è. Faccio veloce, chi vuoi? Stop. Qua? Brava, sì. Este, ti ho riconosciuto da dietro. 3,5, vado. Sì, vai, vai. Vado. Che cazzo? Qui è troppo, si fa tantissimo. Qua? Lei, sì. 5? 4, chi vuoi? Stop. Qua? Va bene. 5. Ti fermo? Non so, decidi tu, eh. No. Che fai? Mi fermo. Tocca a me, sì. Vado. Allora, scusa. Che fai, Alessia? Vabbè, scelgo te. 5 ho fatto. Grazie. Ho vinto, vero? Sì. Ah, Giuseppe! Ciao. Bye.
Antonello? Chi è? Un... donna? Un uomo. Amedeo. Come si chiama? Amedeo. Amedeo, buongiorno. Ciao bella. Amedeo caro, le piacciamo vestite così? Certo, sempre belle siete. Sa che ci hanno vestite tutte. Certo. Cioè, nel senso, ci hanno messo questi bellissimi. Oh, scusa Martina. Cioè, aspetti, signore. Prima sa, eravamo in costume. No, io mai, grazie al... No, anch'io a volte. Però adesso siamo rivestite da tutte da capo a piedi. Dalla Onyx. Vabbè, certo, ho fatto pubblicità. Le piacciamo. Bellissimo. Amedeo caro. Io le dico caro perché lei mi è molto simpatico dalla voce. Infatti, lei è un nonno. Quanti anni ho, sorella? Eh? Sai quanti anni ho? No! 75. 75, l'ho sentito dalla voce. Lei è un nonnino. Nonnino caro, lei? Lei, sì. Gira! Ah, sette, sì, sì! 75. Nonnino, ha fatto 7, vado io. Benissimo, guarda di sballare. Sì, sballo, guardi, sballo, diventassi un dino. Ma sa quant'è il Montepremi? Quant'è il Montepremi? Assistente in studio? 500.000, no, mica tanto. Vabbè, va bene lo stesso. Te, mezzo, te. Oh, 5,5. Oddio, nonno! Amedeo, qui. Quanto fa? Perdono io soffro più ancora.
Pronto? Un uomo. Sì. Di quanti anni? 26. Biondo o bruno? Castano. Occhi verdi? No. Vabbè, castani. Pazienza. Un milione. Come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, andiamo. Allora. Allora, ballettina, subito qui. Apra gli occhi, ballettina. Chi vuoi? Giuseppe. Stop. Lei? Sì, lei. Zazzeraccia. Uno. Andiamo. Vado avanti. Andiamo. Giuseppe, quanto sei alto? 1,78. Beh, buttalo via. No, no. Non ti buttiamo via, no, ti teniamo in conto, anche perché abbiamo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo, abbiamo tutto. Forse mai che qualcuno di queste vitelle... Qui? Sì. No, dietro. Qua? Sì. Sariccioluna svanita. Quanto abbiamo fatto? 1,5. Qui facciamo il concorso delle svanite, devo dire. Io pure, non mi ricordo due carte una dietro l'altra, vabbè. C'è chi ha il cervello e c'è chi non c'è. Faccio veloce, chi vuoi? Stop. Qua? Brava, sì. Esther, ti ho riconosciuto da dietro. 3,5. Vado. Sì, vai, dai. Vado. Qui è troppo superfantissimo, qua? Lei sì. 5, 4, 4. Chi vuoi? Chi vuoi? Chi vuoi? No. Qua? Va bene. Va bene. 5. Mi fermo? Non so, decidi tu, eh. Che fai? Mi fermo. Tocca a me, sì. Vado. Allora, op, scusa. Vale. Che fai, Alessia? Vabbè, scelgo te. 5 ho fatto. Grazie. Ho vinto, vero? Sì. Ah, Giuseppe! Ciao. Ciao.